Il caso della Regione Lazio che avrebbe autorizzato l'ingresso di attivisti transgender all'interno delle scuole dei minorenni per dare loro lezioni sulla sessualità e sui diversi modalità di comportarsi tra i vari generi ha aperto un caso. E un caso che implica anche tantissime problematiche dal punto di vista etico e soprattutto anche dal punto di vista psicologico, perché i giovani, soprattutto nell'età dell'adolescenza, sono in preda a tumulti ormonali che hanno difficoltà a gestire, a comprendere bene se non adeguatamente accompagnati. Ma l'accompagnamento che dovrebbe essere in particolare, in primis, da parte dei propri genitori e solo successivamente da parte delle istituzioni scolastiche, soprattutto istituzioni scolastiche che parlassero ai giovani di quelle problematiche legate alla loro sfera sessuale, a prescindere dalle posizioni, diciamo, di parte. Cari amici vicini lontani, bentornati allo Schiacciasassi da parte di Stefano Elena, e se avrete il piacere di seguirci fino in fondo vedrete come anche in questa puntata Domenico La Cava ha interpretato la questione transgender o dei generi, diciamo, tra i vari personaggi. Come detto, la decisione della Regione Lazio, che è stata ritirata dopo la bufera che ha scatenato, prevedeva che degli attivisti potessero entrare nel mondo delle scuole, potessero dire la loro ai bambini, alle ragazze, ai maschietti che sono in piena evoluzione dal punto di vista fisico-psicologico. Fargli capire già di quello che vuol dire essere al giorno d'oggi maschio o femmina è un'impresa, figuriamoci dire anche che ci potrebbero essere qualcosa di diverso, un terzo genere, né maschio né femmina o maschio e femmina contemporaneamente. Si aumenterebbe semplicemente la loro incertezza e i loro dubbi su quello che stanno vivendo e su quello che andranno a vivere di lì a pochi anni. E da questo punto di vista, bene ha fatto la Regione, davanti alle polemiche, a ritirare questa delibera un pochettino galeotta, che è stata presa un po' forse anche troppo frettolosamente. Però questo episodio porta alla luce anche su altri aspetti, come quella sempre all'interno delle scuole, vi dicendo, per evitare che ci siano giovani che si sentono penalizzati o si sentono, diciamo, defraudati dal loro essere, di dover mettere anche un terzo bagno, oltre a quello dei maschi e delle femmine, anche di quello del terzo genere. Beh, insomma, verrebbe quasi da dire, da questo punto di vista, facciamo un bagno unico e vadano dove vogliono andare tutti quanti, e se ne fregano tutti, e ci se ne freghi di quello che potrebbe essere la privacy anche nel momento del bisogno, da questo punto di vista. Però il problema fondamentalmente è anche quello di vedere come questa società moderna, europea, italiana, vi dicendo, sta correndo drasticamente, molto velocemente, verso l'annullamento di quelle che sono le personalità e soprattutto le varie differenze, verso un genere, diciamo, indistinto, un melting pot dove tutti possono essere di tutto e il loro contrario. Anche in politica questo sta più o meno avvenendo, visto che bene o male c'è stata una forza politica che solamente pochi anni fa ha avuto un successo dirompente dicendo che uno vale uno e che tutti sono uguali. Abbiamo visto la fine che ha fatto e nei sondaggi che si è più che dimezzata, tant'è vero che adesso ha una fifa boia di andare alle elezioni perché sa che tornerà da dove era arrivata, ovvero sia dal nulla. Però il discorso complessivamente è che bisogna stare molto attenti quando bene o male si parlano delle differenze, delle specificità, delle competenze, che è un aspetto che in Italia sta diventando sempre più evanescente. Ma torniamo alla questione, diciamo, dei generi, vi dicendo. In questi giorni c'è anche all'ordine del giorno in Senato il tema della discussione della legge Zan sull'omofobia. Anche qua stanno montando un caso che alla fine della fine non esiste, anzi, potrebbe nascere un caso, se la legge venisse approvata così com'è, a danno di tutti coloro che si arrogano il diritto di pensarla un po' diversamente, perché andiamo a finire in questioni che hanno a che fare con libertà costituzionalmente garantite come la libertà di espressione e di pensiero. Dire che, bene o male, non si reputa una famiglia, una unione tra persone dello stesso sesso, beh, insomma, potrebbe anche essere censurabile dal punto di vista penale e anche economico. E questo, secondo me, secondo lo Schiacciasassi, è un po' tirato tra i capelli.
Ma soprattutto il problema più forte è vedere come aspetti che dovrebbero stare solamente all'interno delle questioni personali, al giorno d'oggi vengono politizzate in maniera estrema e soprattutto anche oltre quello che è il limite del lecito. Cari amici vicini lontani, vi avevo accennato alla vignetta del nostro Domenico La Cava, di come interpreta questa questione dei transgender, dei sessi liquidi che stanno montando in questo periodo. Andiamo a vederla. Questa situazione viene vista dalla cava all'insegna dell'ortobagno, perché non dimentichiamoci che quando parliamo di sesso nei confronti dei bambini, soprattutto andiamo a parlare di generi, di così orticoli. Quindi parliamo di patate, di piselli, di carote e compagnia cantante. E da questo punto di vista, per le femmine, che c'è di meglio di un bel porta rosa shocking con una bella patata, per i maschi un bel azzurro scuro con una carota e una porta dipinta con i colori dell'arcobaleno e con un'insegna dedicata a una patata carotosa per tutti quelli che non sono né maschi né femmine? Cari amici vicini lontani, anche questa puntata dello Schiacciasassi giunge al termine. Prima di salutarvi, vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube e darci ancora più forza. Abbiamo superato già un bel limite una bella soglia di presenze in poco tempo. Dateci ancora la vostra forza, faremo ancora meglio. Da Stefano e Elena un saluto e arrivederci alla prossima puntata. Ciao!